Col voto di stamane, Presidente, si può dire che il percorso della legge elettorale sia in discesa? In discesa non c'è mai niente nella politica italiana, però noi siamo qui al governo del paese perché abbiamo preso un impegno di fare le riforme che mancano da tanti anni. Noi siamo quelli che fanno le cose che per 20 anni gli altri non hanno fatto. E allora la realizzazione della riforma costituzionale che si discute oggi alla Camera, della legge elettorale che oggi ha fatto un bel passo in avanti al Senato, delle riforme della pubblica amministrazione, della riorganizzazione del fisco, della giustizia, delle banche, sono delle riforme che non è che facciamo perché vogliamo vincere una battaglia in Parlamento, ma che facciamo perché servono al Paese, perché servono all'Italia. Ecco, per questi motivi credo che oggi possiamo dire sì, abbiamo fatto un bel passo in avanti, però ancora decisi pedalare perché c'è ancora molto da fare e l'Italia cambierà soltanto quando avremo completato questo percorso impegnativo di riforme. Presidente, il voto invece determinante di Forza Italia, che tipo di scenario politico ha? Le riforme costituzionali, la legge elettorale e anche le elezioni dei giudici della Corte Costituzionale e del Presidente della Repubblica si fanno sempre maggioranza e opposizione. Quindi non vedo alcun problema. Prendo atto che su questo voto, come già era accaduto sul Jobs Act, una parte della minoranza del mio partito decide di muoversi in autonomia. È una posizione che non condivido e che non credo che condividano nemmeno i militanti delle feste dell'unità, anche quelli che non hanno votato per me alle primarie. Dicono, beh, però se uno ha vinto poi deve lavorare, altrimenti a che serve? Però questo, come avete visto oggi, è ininfluente ai fini del risultato finale e quindi da questo punto di vista andiamo avanti nel rispetto delle opinioni di tutti. Chi dice ma sulle riforme costituzionali o sulla legge elettorale o sull'elezione domani del Presidente della Repubblica ci sono i voti anche dell'opposizione, giusto, doveroso che votino anche le opposizioni su questo. Poi sulle azioni di governo c'è una maggioranza che va avanti in autonomia. Presidente, grazie. Le tensioni di questi giorni possono avere conseguenze nella partita del Quirinale? No, io credo proprio di no, cioè credo che sia normale che quando l'Italia fa le cose che non ha fatto per tanti anni, è normale che qualcuno non sia d'accordo, lasciatemela dire così, se era facile la faceva qualcun altro, non c'era bisogno di arrivare dopo 30 anni a un governo fatto da persone più giovani che vengono da una storia totalmente diversa. Noi siamo qui per fare una cosa difficile, bella ma difficile, e quindi è normale che qualcuno non sia d'accordo, però noi dobbiamo rispettare chi non è d'accordo, ma nel rispettare chi non è d'accordo dobbiamo anche dire che il nostro primo impegno è quello di fronte ai cittadini, e di fronte ai cittadini stiamo portando a casa i risultati che probabilmente neanche gli ottimisti avrebbero immaginato, perché pensare che siamo alla chiusura delle riforme in questo momento credo che sia un segno di grande forza. Devo dire che venendo qua nell'ambiente di investitori internazionali c'è grandissima curiosità per l'Italia. È un anno che può essere un bell'anno questo, l'avete visto, un anno che può essere un bell'anno. Va giù il costo della benzina, l'euro si avvicina al dollaro, le riforme si fanno. Io capisco che ci siano tante opinioni diverse, capisco che ci sono quelli che si lamentano soltanto, ma a noi ci pagano per cambiare le cose, non per lamentarsi, quindi torniamo dentro e andiamo a lavorare. Presidente, l'ultima, lei ha incontrato grandi banchieri, Banco d'America, incontrerà Goldman Sachs. Che cosa si aspettano di trovare in Italia per i loro investimenti? Ma non è che abbiamo incontrato soltanto i banchieri, noi diciamo alla grande finanza internazionale che l'Italia è un paese solido, forte, abbiamo il problema di un alto debito pubblico, ma abbiamo anche una ricchezza privata che è il doppio del debito pubblico. Quindi sì, l'Italia ha avuto negli anni scorsi qualche problema, molti problemi, però quello che stiamo cercando di dire è che se gli italiani fanno quello che devono fare, l'Italia non è un paese di quelli di serie B, è un paese di serie A. Io porto in questi consessi internazionali l'orgoglio e la forza di un paese che facendo le riforme vuole essere protagonista e non vuole essere l'ultima comparsa, e lo siamo e lo saremo. Grazie ragazzi, buon lavoro, buon rientro.